partendo per Roma, direzione Piazza del Popolo, ore 15, manifestazione per i collaboratori dello sport e far riprendere l'attività delle palestre. Si chiama Thomas Renda ed è un giovane imprenditore di Bareggio. Gestisce il centro di allenamento polifunzionale Workout della sua città. Da sempre attivo sui social per il tema che più gli sta a cuore, il mondo dello sport, è tra i 1000 gestori di palestre che hanno partecipato ieri a una manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo. Sono le 2 e 36, siamo martedì 9, iniziamo, ci piove un po', siamo a Piazza del Popolo. Si stanno radunando un bel po' di gente. Io come titolare di una palestra, di un SD, ho ricevuto dei ristori a dicembre e niente più. Stiamo andando avanti con le speranze. Con me lavoravano 2 ragazzi che a questo punto non so se riuscirò a tenerli o a dargli le stesse ore che gli davo prima. Lo dico da un anno, in palestra non ci si ammala. Sono nei luoghi chiusi che ci ammala, come poi vedrete la mia palestra non è un luogo chiuso, la mia palestra è un luogo ampio, la mia come tutte le altre palestre in Italia, sono luoghi sicuri. Ad oggi c'è soltanto uno studio europeo fatto in Spagna che riguarda lo 0,012% di persone che si sono infettate in palestra su una ricerca di 10.000 persone, quindi stiamo parlando di meno di una persona su 10.000. Chiaramente il mondo dello sport è al collasso ormai, non c'è più neanche una mezza situazione, siamo distrutti. È un anno ad oggi che tutte le palestre in Italia sono chiuse e i 4 mesi che ci sono stati in estate non hanno colmato il vuoto.